Lavinia Belgiotti, di solito un cantiere crea disagi nella vita, ma è come in questo caso invece è un sogno che si trasforma in realtà e che regala sorrisi, credo. È un cantiere che crea entusiasmo, ma soprattutto è un cantiere che crea futuro. È quello che la mia famiglia mi ha sempre insegnato, nella moda che è stato il nostro mestiere fino a che poi non è arrivato il meraviglioso Marco Simone nella nostra vita. Sempre guardare oltre, guardare alla pagina successiva. Ecco, questo è veramente un cantiere che guarda oltre, certamente alla Ryder Cup, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni di golfisti, intese come giovani, e ce ne sono tanti di giovani del Marco Simone che stanno ottenendo risultati straordinari, ma anche e soprattutto inteso come nuovi appassionati. Ecco, sarà un campo molto competitivo per i campioni, ma soprattutto molto godibile per gli amatori. È questa la sfida o l'equilibrio straordinario che stiamo cercando di raggiungere. La bellezza di alzarsi al mattino, magari dal proprio ufficio, vedere delle ruspe, strano, eppure è una cosa che regala molta soddisfazione. Beh, la moda è fatta di manifattura, di artigianalità, ecco, c'è uno straordinario lavoro artigianale dietro il nuovo Marco Simone che si sta costruendo giorno per giorno ed è abbastanza emozionante vedere come le cose cambiano davvero da un'ora all'altra. Ci sono i modellatori che sono quasi degli scultori, davvero michelangioleschi, che metro dopo metro riescono a modellare lo nuovo skyline, se lo vogliamo chiamare così, del paesaggio in una maniera straordinaria. È davvero un lavoro affascinante e estremamente artistico, questo mi ha colpito, molto poco forte, maschile, violento, diciamo, ma è un lavoro estremamente artistico e bellissimo. È una sfida, lo dicevamo quando era stata fatta l'assegnazione alla Ryder Cup, però credo che negli ultimi 12 mesi siano stati fatti dei passi come nessun altro forse si poteva aspettare, ma anche una dimostrazione di come l'Italia sa lavorare con un team. È stato fatto un lavoro incredibile dalla Federazione Italiana Golf, dal Marco Simone, dalle istituzioni che ci seguono e ci supportano. È un progetto paese la Ryder Cup, dunque in uno sport percepito troppo spesso e troppo erroneamente come individuale, il golf, in realtà si vince quando si fa squadra. Ecco, in questo momento ci sono tanti campioni in campo con un unico obiettivo e si sta realizzando qualcosa di veramente speciale. Devo fare i complimenti a Lavinia, a tutto il suo staff, al lavoro e la collaborazione che stiamo avendo insieme agli inglesi, RCE, perché i lavori procedono, avete visto in che modo e con che qualità soprattutto, e il campo verrà completamente rifatto, diventerà veramente un campo iconico. Stiamo lavorando con grande determinazione, siamo passati alla fase operativa. Ci sono due cose che non si vedono perché stiamo lavorando su un piano sviluppo per quello che riguarderà anche i parcheggi, per quello che riguarderà la viabilità, perché sarà anche un altro degli aspetti molto importanti, quindi siamo molto contenti perché stiamo lavorando proprio come una vera e propria squadra insieme e i risultati si vedono. Ecco, un'ultima cosa importantissima, progetto scuola, partito con grandissimo slancio, anche qui gli scettici devono ricredersi. E oggi il golf sta entrando veramente nelle scuole, quello che è stato sempre il sogno coltivato dagli amanti del golf. Sì, devo dire che però io sono l'ultimo arrivato nel mondo del golf, però ho notato che molti circoli virtuosi avevano già fatto molte iniziative con le scuole, però avevano portato le scuole dentro il campo da golf. Noi abbiamo voluto fare una cosa diversa, una cosa fatta in modo sistemico, dal nord al sud del paese, tutte le regioni, e portare invece il golf dentro alle scuole, dentro le palestre, dentro a sostituire loro l'educazione fisica, con dei kit, con dei maestri, dal nord al sud del paese. Siamo stati travolti, non ci aspettavamo neanche noi tanto entusiasmo da parte dei ragazzi, dei genitori. Quindi un grande ringraziamento a tutti i comitati regionali che ci hanno aiutato, perché dove andavamo nelle scuole andavamo a cercare anche vicino un circolo che potesse successivamente accoglierli, perché devono fare anche un lavoro propedeutico finalizzato poi andare sul campo successivamente. Quindi siamo molto contenti, siamo un po' preoccupati perché pensavamo di limitarci solo a un certo numero di scuole per regione, invece nei prossimi anni dovremo purtroppo, per fortuna, aumentarli con anche aumenti di tutto, costi, risorse, energie, però non ci fa paura perché quando vediamo tanto entusiasmo da parte dei ragazzi e soprattutto questa volontà di conoscere uno sport che fino a ieri non sapevano neanche cosa fosse, lo vedevano solo così ogni tanto saltuariamente, ci riempie di orgoglio e però ci dà anche così la responsabilità di continuare a fare sempre meglio.